Caro Mario, ci sembra strano scriverti una lettera, ma pensiamo che se tu potessi leggerla saresti stupito di vedere che dei ragazzi di 10 anni si sono appassionati alle tue storie. Ci hanno incuriosito tutte le informazioni sulla vita del nostro altopiano, che conoscevi come le tue tasche e che hai descritto nei minimi particolari. Abbiamo letto con interesse e curiosità le pagine sugli animali, sulla natura, sulle stagioni. Le voci e i suoni del bosco sembrano proprio quelle di cui parli tu. Nonostante siamo nati qui, non conosciamo ancora molto della nostra terra, ma grazie a te e alle tue testimonianze è forte il desiderio di esplorare e di scoprire il paradiso che ci circonda. A noi piacciono tutte le tue storie, anche se non sono ambientate nei giorni nostri, perché i tuoi protagonisti ci pare di riconoscerli nei volti della gente che incontriamo passando per l'Asiago. Caro Mario, ti facciamo i complimenti per il tuo modo di raccontare, perché anche se i tuoi libri non sono illustrati, sembra di camminare sulle frasi, di nuotare con la fantasia e di trovarci a passeggiare nei luoghi che tu hai descritto. Siamo orgogliosi di te e anche se non ci abbiamo mai incontrato, ci sembra di riconoscerti. Grazie Mario e siamo sicuri che tu ti stia godendo bellissimi paesaggi anche lassù. Questa è la nostra storia. Una comunità di montagna, gentile, semplice e motivata. Piccoli e grandi problemi da affrontare e magari insieme. Robby è un ragazzo speciale che fin da piccolo aveva difficoltà a comunicare con il mondo. Serviva conoscere la giusta dimensione per creare una relazione. Non è stato facile. Noi ci siamo riusciti. Questo è Robby. Ciao Robby. I tuoi occhi mi hanno chiesto di raccontare il tuo mondo. Diario degli apprendisti artisti. Spero che diventi famoso con i suoi disegni perché sono bellissimi. Secondo me è un dio dei disegni perché li colora proprio bene. Se ti sforzi di vederli con il cuore, puoi capire che lui è pieno di qualità. Roberto è un mito. Sotto i nostri occhi crescono bambini, ragazzi. E nel futuro vedremo grandi uomini. Ho appena avuto una conversazione con Roberto. Devo essere sincera. Subito ero spaventata, ma ora mi piace comunicare con lui. Penso di essere fortunata perché credo di essere stata l'unica bambina a fare un'intera conversazione con lui. Dopo il primo mese, i nostri piccoli amici richiedevano la tua presenza per conoscere ed ammirare le tue intuizioni. A me questo lavoro piace perché bisogna seguire lo stile di Roberto e bisogna andare fuori dalle righe. Questa esperienza mi sta coinvolgendo perché siamo in una fase di lavoro nella quale bisogna premere molto e a me piace faticare, anche se ho mani polsi. Ciao! Gisella Polpetti. Questa attività è interessante e molto molto divertente. Roberto è il mago dei colori e l'artista più bravo che abbia mai visto.
E a voi piace Roberto? Sono questi i giorni più belli per camminare le montagne dell'altopiano da soli o con poca compagnia. I larici incominciano a prendere il colore dell'oro vecchio. Le prime piogge di fine settembre lavano i residui dell'estate e ogni foglia d'erba, ogni ramoscello ha la sua perla. I cervi e i caprioli, immobili dentro il bosco, godono la pioggia che li lava e li libera dai fastidi degli insetti alati. Con questo tempo diventa più probabile avvicinare e sorprendere quegli animali che con l'uomo hanno poca dimestichezza o che per esperienza lo temono, come il mitico urogallo o il fagiano di monte, che per non bagnarsi le penne e rendere faticoso l'involo, amano camminare cercando la pastura lungo i sentieri. Fermati, non spaventarli, lasciali andare. Se sorprendi il cervo o il capriolo, ammirali rimanendo immobile. Dopo il loro grido d'allarme, saranno loro ad allontanarsi. Roby dice che sta venendo bene il lavoro che stiamo facendo, ma anche secondo me sta venendo bene. Sono felice di questo lavoro. Sarà bello appeso fuori. Abbiamo già visto l'effetto finale. Roberto si dà da fare anche lui. Ha disegnato moltissimi animali per questo progetto. Oggi, quando siamo entrati a lavorare, ho osservato il disegno e ho detto nella mia mente: guarda, con il contributo di tutti, che lavoro splendido abbiamo fatto. Proprio un gran lavoro di squadra. All'idea di colorare 7 disegni così grandi, mi sono sentita impallidire. Ho avuto timore di non finire il lavoro.
tutti insieme abbiamo fatto un bellissimo lavoro. Ogni giorno lo troviamo nella nostra scuola a darci il benvenuto. Questo è un luogo magico dove giorno dopo giorno cresciamo per essere parte migliore di questo mondo.